Va bene, ragazzi, iniziamo un nuovo giocone. Questa volta davvero non ho dubbi che si tratti di un giocone con la G maiuscola. Stiamo parlando di Death Stranding, titolo uscito in esclusiva un paio di annetti fa, se non sbaglio, per Sony, per PlayStation. Scegli la difficoltà del gioco, puoi cambiare il parametro quando vuoi, io farei difficile. Consigliata per chi se la cava con i giochi d'azione. Per completare il gioco a queste difficoltà è necessario sfoggiare diverse abilità, ma vincere sarà una vera soddisfazione. Ah, sì, soffriamo. Sì. E stiamo parlando di Hideo Kojima. Hideo Kojima, raga, creatore di una saga incredibile, Metal Gear Solid, da molti criticato per essere più regista che sviluppatore di videogiochi. Io sono d'accordo, diciamo, in parte con queste affermazioni, perché comunque come Metal Gear è vero che la componente storia e video era preponderante, insomma, occupava gran parte dell'esperienza videoludica, ma allo stesso tempo aveva un gameplay davvero solido e ben fatto. Anzi, io credo che i titoli di Kojima diano un boost vero e proprio alla parte di gaming, insomma, del gioco vero e proprio, incentivando proprio il giocatore con una trama forte e veramente ben elaborata, devastante, nel senso che Metal Gear Solid, raga, io pianto alla fine dell'ultimo gioco, così come Sons of Liberty, il secondo, è stato qualcosa di, secondo me, epico, non per molti non in prestazione, luminosità, mi sembra che vada tutto bene. E regola luminosità, così facciamo così. Ah, qua mi ha chiesto qual era il giorno del mio compleanno. Ovviamente ho bloccato la registrazione. Sono stati perché poi in base mi sa che a quando sono nato, vedete, c'ha questi colpi di genio, così, che mi chiede quando sono nato per darmi delle abilità, cioè c'è queste cose qui. Ma adesso questa è una piccola cosa, ma i suoi giochi sono pieni di colpi di genio. Ne parleremo più avanti di Kojima. Adesso godiamoci il filmato. Che grafica, ragazzi. La corda e il bastone sono due degli strumenti. Il bastone serve per tenere lontano il male, la corda per portare a noi il bene. Sono stati i nostri primi amici. Ovunque vi fossero le persone, là si trovavano. Anche la corda e il bastone. La nave. Madonna, ma come Un va tempo ci veloce! fu un'esplosione, Tradotto in uno italiano? scoppio che diede Spettacolo. origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Madonna, che colonna sonora. Che immagini, ragazzi. Oh mio Dio. C'ho già i brividi. Lea Seydoux, Fattorone, Don't be so serious.
Guglielmo del Toro. Che cacchio combinato? E c'è già acida. Ma quanto è figa sta mappa? No, quello è caduto. No, 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 no. Ah, fantastico. Ah, cazzo. Muovi la telecamera, recupera e poi trovi riparo sotto la pioggia. Porti in spalla. Hai tenuto carico dell'ordine, consegne farmaceutici. Allora, io vorrei... Posso anche saltare. Faccio una piccola schivata. Posso anche fare un piccolo salto. Questo cos'è? Zoom. Così, per provare un attimo, voglio provare solo a tornare indietro per vedere quanto è open world il gioco. Beh, ovviamente qua c'è il burrone che ho saltato, quindi niente. E quindi, niente, secondo me Hideo Kojima, cioè appunto da molti... Allora, il Metal Gear Solid Guns of the Patriots, che era il quarto, è vero, la componente narrativa e il video era davvero preponderante, e, però nel primo Metal Gear, in quello successivo, secondo me è stato geniale, nel senso che ha creato uno stile di gioco davvero, davvero ben fatto. E comunque sì, è vero, la storia era molto importante. Che cos'è? Carico smarrito.
Carico per Zavaldi, capita di trovare carichi abbandonati sparsi in giro. Porta la destinazione per diventare più famoso. Qua c'è, posso fare qualcosa. Equipaggiato. Urina. Abbi rispetto per gli altri e fai i tuoi bisogni lontano dalla gente e dalle proprietà altrui. What the fuck? E niente, ci sono molti giochi, cioè comunque il gameplay alla fine, nonostante comunque il filmato è valido, quindi comunque sia, diciamo che il filmato, da come la vedo io, nei prodotti di nei giochi sviluppati da Kojiro. Ok, devo entrare là dentro. Cioè, è vero che ci sono tanti filmati, ma comunque allo stesso tempo offre comunque, ha sempre offerto comunque dei giochi di qualità. E poi la storia è davvero originale in ogni gioco. Non è la solita storia banale che viene proposta e riproposta. Bisogna magari forse essere un po' amanti anche del cinema, come lo sono io. Per chi proprio non gli piace proprio vedere dei filmati, insomma, capisco che uno vuole proprio giocare, questo sicuramente non è il gioco indicato. Però guardate com'è partito, guardate già che ambientazione stupenda. Aia. Impronte di maniche sul corpo. Oh oh. Madò, il cervo ci ha salvato la vita. Thank you.
Prologo. Beh, allora, sicuramente è iniziato veramente incuriosendo lo spettatore. Questi tizi invisibili, questi mostri invisibili, queste persone nel cielo. Insomma. Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Cerco Che cosa ci fai qui? di non bagnarmi. Come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Un verme. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio, credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai, in pochi a essere onesti. E per giunta, anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione, quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Non capisco se lei si teletrasporta o se sparisce. Ok, consegna l'ordine, consegna l'ordine. ML. Devo fare una pisciata. La barra del vigore, la barra tematica rossa quando raggiunge lo zero se muore. Se la barra blu e la barra del vigore una volta esaurito i movimenti saranno rallentati e sarà difficile mantenere l'equilibrio. Ok, allora facciamoci una pisciata. Ci siamo fatti una pisciatina. Bene. Porto in spalla. Carico perduto. A volte ti capiterà di trovare carichi. Allora, mettiamo via la barra delle urine. Si muove.
Qui possiamo andare un po' dove ci pare. Io cugino. Mangia. Cripto. No, sono scappati. Che bella la colonna sonora, raga. Che bello, sembra un po' l'Islanda come paesaggio. Allora, borraccia, bevi Monster Energy. La cronopioggia e l'acqua entra in contatto con la borraccia, viene assorbita, filtrata e mescolata con particelle energetiche. La borraccia è stata inoltre trattata con tecnologia antigelo. Questo qua, occhiali da sole. Da sempre preferitissimo, questi occhiali da sole sono stati ideati tenendo presente Homo Ludens. La loro forma spinge a chi li indossa a non dimenticare l'importanza del divertimento. Puoi personalizzare il colore nella tua stanza privata. Perché qua magari nell'altra parte del fiume ci sono anche altre cariche. Attenzione. Non posso andare. Un attimo, devo capire. Ehi. Destinazione. Devo andare di là. Forse devo attraversare la riva. Forse devo attraversare il fiume. Proviamo a salire su da questa parte. Attenzione. Accesso negato. Devo attraversare il fiume. Peccato per queste cose
Peccato per ste bellissimo il paesaggio, per sti blocchi qua nello scenario. In genere i giochi di Kojima sono, non è che ti offrono una, cioè sono una via di mezzo tra un, sono mappe di gioco abbastanza piccole, cercano di dare comunque, diciamo, abbastanza possibilità di movimento, di spostamento, ma ci sono comunque, anche in Metal Gear sono aree che non sono particolarmente, ampie. Ecco, forse qui. Dobbiamo aspettare un attimo. Ok, si è riposato. Farmaci intelligenti. Io non so quanta. Minimo richiesto 1, ne abbiamo presi 4, quindi abbiamo praticamente preso tutto. Corre. Ok, abbiamo anche lo scatto. Avvio stazione. Carico verificato. Grazie. Che ci permette di accelerare un po'. Consuma poca energia. Consuma poca energia quando. Sì, posso schivare, non consuma l'energia quando corro. Attiva terminale. Effetto consegna. Consegna il carico. Consegna uno o più carichi. Adesso il peso sicuramente influirà anche sul gioco. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare. Ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Risultati. Ordine 1, consegna. Ho consegnato anche più roba. Distanza. Come dice il peso. Ok. Abbiamo preso i like consegnando l'ordine. Livello corriere. E qua saliamo. Vabbè, abbiamo preso un po' di carichi. Vabbè. Va bene. Incarico speciale per Sam Porter Bridges. Alta priorità. Siamo ancora all'introduzione, raga, ancora ci sono i titoli. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sai dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo.
Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. Ah, cavolo. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Cacchio. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo! Bridge, baby. Bridge, ponte, ponte quello al di là. Quindi queste creature provengono dall'aldilà, queste mostre. Il mondo era molto diverso. Bridge però è il nome della società anche. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. E ha trascinato nella merda tutti quanti. Se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. La gente non esce, troppo rischioso. L'arcobaleno. Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? No, niente.
Questo PB deve essere rotto, non funziona. Oh oh. Vorrei aprire una parentesi anche su queste cose. Qua si vedono i tocchi di classe. Cioè, adesso che potevo guardarmi intorno, anche la velocità lenta di movimento della telecamera è stata fatta apposta per creare ansia. Cioè, sono piccole cose, sono piccoli dettagli che fanno, secondo me, di Kojima. Adesso non voglio essere passare per un fan proprio a tutto spiano, però io mi rendo conto di queste cose avendo giocato tanti giochi. Il movimento che ha fatto di telecamera, la possibilità di guardarsi intorno in modo molto lento con la colonna sonora, è stato fatto apposta proprio, secondo me, per tenerti incollato. E, cioè, beh, piccolo tocco di classe, cioè piccole cose, piccoli dettagli che rendono, secondo me, le sue opere stratosferiche. Avevo detto che questo. Guarda, sono qui. Non riesco a tirarti fuori. Guarda. Sam! Zitto, non devi fiatare. Li trasformano. Siamo circondati. Aiuto! Mi dispiace.
Non è riuscito a uccidersi. Porca. Dai. Si accoltella. Santo cielo, che è sta bestia. Va bene raga, io direi che ci salutiamo qua, perché sennò diventano dei video lunghissimi. Riprendiamo direttamente da qui nel prossimo video. Come sempre spero che questo vi sia piaciuto, vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima,